E riprendiamo la linea per le interviste del dopo partita, cominciando dall'allenatore di Torre Volley Milko Marziali. Coach Marziali, partita giocata punto a punto nella prima parte dei set, poi c'è stato, diciamo, l'Elvia Regina ha preso un po' il largo. Sì, loro hanno dominato la partita in largo e lungo, non siamo mai riusciti ad essere in realtà in partita, siamo stati solamente nei primi punti, ma perché loro spingevano poco, secondo me, non tanto per meriti nostri. E poi loro, appena assunto il comando, anche a livello di punteggio andavano via sciolte. Noi abbiamo fatto fatica. Abbiamo fatto fatica col palazzetto, probabilmente. Io temevo questa trasferta. Venivamo da una serie buona di partite e di risultati, ma di prestazioni ormai venivamo da 5-6 partite con prestazioni sempre di alto livello, poi magari qualche sconfitta, vai a Bastia e perdi, ci sta tutto, perché Bastia ovviamente è di un livello diverso dal nostro. Oggi invece purtroppo una brutta battuta d'arresto per noi, una brutta prestazione, speriamo di essere in grado di cancellarla rapidamente. Grazie a coach Milko Marziali per la Roana GBF Elvia Regina Macerata. Coach Giacomo Giganti, coach, due set vinti piuttosto bene, il terzo set un po' sulle montagne russe, diciamo, siamo andati. Sì, il terzo set qualche piccolo calo, no? Forse qualcosina in ricezione, però credo che abbiamo addomesticato bene la gara, insomma, nel senso che siamo stati molto attenti in quello che dovevamo fare, abbiamo sempre giocato, insomma, con l'aggressività giusta, con l'atteggiamento giusto, e chiaramente poi i valori in campo sono stati questi, insomma, una vittoria per 3-0, quindi punteggio pieno. E nei primi due set, ne parlavamo anche con coach Marziali, un avvio molto equilibrato, poi l'Elvia Regina ha preso il largo. Un po' demeriti vostri nella prima parte, oppure venivate fuori a gioco lungo, insomma? Ma noi sapevamo che questa era, come tutte le partite che andiamo a affrontare, una partita con delle difficoltà. Dici che nei primi due set all'inizio c'è stato un po' di equilibrio, forse sì, no? Credo che nel muro e difesa, insomma, siamo stati a un certo punto bravi nel fare bene alcune cose, e quindi credo che nei primi due set abbia fatto la differenza, ecco. Prossima partita? Prossima partita andiamo a Perugia, sappiamo che è un'altra di quelle partite difficili, no? Perugia è in un buon momento, è settima in classifica, e sappiamo che sarà dura come tutte le altre partite che andremo ad affrontare, e quindi da lunedì, insomma, ci prepareremo per questa partita. Grazie a coach Giacomo Giganti.